Benvenuti, siamo con Luigi Faccia, candidato al Consiglio Comunale nella lista di FLI, non eletto perché non è scattato il quorum alla vostra lista. 5 anni fa le bastarono una novantina di voti per entrare in Consiglio Comunale, questa volta non sono stati sufficienti oltre 320 preferenze personali. Sì, è vero, questa è l'assurdità di questa legge elettorale che però io purtroppo non posso additare perché effettivamente nella scorsa consiliatura me ne sono avvantaggiato completamente, quindi per questo non posso rammaricarmi, vuol dire che con 96 voti si fa il consigliere comunale e con 324 si sta a casa. Lei avrebbe avuto una possibilità di rientrare in Consiglio Comunale qualora ci fosse stato l'appparentamento di cui si è parlato spesso nei giorni successivi al voto fra il centrosinistra e FLI. Appparentamento poi saltato, perché? Ma questo è solo ed esclusivo merito del sindaco Pinocchio che abbiamo all'Aquila. Quindi si è rimangiato tutto, nonostante le assicurazioni in merito all'apparentamento del prima elezioni. Probabilmente che poi non proprio scarso il risultato, perché il 3,78 ci pone come partito, è il primo dei piccolini, quindi insomma non è che siamo poi così scarsi. Sono entrati in consiglio partiti ben più piccoli e si vede che, sai, siamo piccoli, non abbiamo i numeri e probabilmente ci hanno scaricato, cosa che però sovverte gli accordi anche amicali, diciamocelo, no? Che nel tempo si erano avuti sia con Lolli che l'onorevole Lolli, sia con il sindaco Cialente a proposito di questo apparentamento. E infatti io non nascondo questa situazione. Io sapevo dell'accordo, sapevo sin dall'inizio, sono stato rassicurato anche dai vertici del PD che c'era questo accordo e la mia candidatura è stata in funzione di questo, perché io avevo il doppio scopo per candidarmi. Uno, vedere se 5 anni di duro lavoro, soprattutto dopo il terremoto, anche tu sei in diretta. Un diretto protagonista dell'amministrazione dopo terremoto, se la gente aveva apprezzato, e devo dire che il risultato c'è stato, la gente ha detto che dovevo continuare a stare in consiglio comunale. Purtroppo, per la scelerataggine dell'attuale sindaco, io mi ritrovo fuori per il non rispetto di accordi che io avevo caldeggiato, ho sostenuto perché avevo il diritto dovere di difendere questo posto di consigliere comunale, perché la mia gente me lo chiedeva, la mia gente mi ha sostenuto, sapeva tutto di questo accordo e purtroppo solo perché qualcuno non rispetta i patti e la parola data, io mi ritrovo fuori dal consiglio comunale. In queste ore comunque hanno provato a cercare lei, il candidato sindaco Enrico Verini, i vertici di FLI per tentare comunque una chiusura in extremis di un accordo non ufficiale ma almeno ufficioso. Sì, ci sono stati, guarda, è stata la settimana più dura della mia vita, perché è stato un susseguirsi di telefonate, di speranze e delusioni. Più dura di 2 mesi di campagna elettorale, guarda, è stato un guaio. Poi quando tu ti accorgi che persone che devono andare a dirigere una città ti stanno solo prendendo in giro, ti crolla il mondo addosso, soprattutto dopo tutto quello che ho fatto nella passata consiliatura, le parole dette anche dal Presidente del Consiglio Comunale, Carlo Benedetti, che è un amico e che in questa storia, premetto, non c'entra nulla. E niente, solo perché delle persone, non so come definirle, bugiarde, disoneste, non so, non hanno rispettato quello che avevano pattuito, quello che mi dicevano, che tu eri un consigliere fondamentale, che nella passata consigliatura hai tenuto sempre noi. Sì, è tutto vero. No, certo, non l'ho fatto in maniera politica, l'ho fatto in maniera amministrativa. Io ritenevo che la città avesse bisogno di un consiglio comunale in piedi. Non avevamo bisogno di nuove elezioni che Cialente cadesse, non avevamo bisogno di commissari perché lo sappiamo. Avevo ragione,
perché tanto abbiamo rivotato e le cose non sono cambiate, quindi avevo ragione che Cialente continuasse a stare lì. E purtroppo mi sono imbattuto in persone con poco onore. Adesso domenica e lunedì si vota per il turno di ballottaggio. Cosa farà Luigi Faccio e cosa dirà ai suoi elettori nella scelta fra Cialente e Giorgio De Matteis? Io sono onesto fino all'ultimo, come non ho accettato tutte le offerte arrivatemi, perché a me non serve la prebenda per andare avanti, io vivo con altre cose, vivo male, devo dire, non navigo nell'oro, però vivo con la coscienza pulita. Essendo onesto fino alla fine non posso dire votate Giorgio De Matteis, però posso dire con grande forza non votate Massimo Cialente per quello che si è dimostrato nei miei confronti. Questo naturalmente è un mio appello personale ai miei amici, quindi farò di tutto per non far votare Massimo Cialente.